Ciao a tutti diavoletti, oggi siamo qui in questa barca in mezzo al mare. Eh sì, oggi stiamo facendo un'avventura e abbiamo portato per la prima volta il nostro cagnolino a mare. Ed è venuto anche con la camicetta, falla vedere meglio. Guardate. Ok, adesso noi esploriamo un po' il mare e dobbiamo stare anche un po' attenti perché il nostro cagnolino potrebbe cadere a mare oppure si potrebbe fare male. Quindi dobbiamo mantenerlo bene. E se ci fossero degli squali? Dai Anto, speriamo di non pensare a queste cose. Ok, Remo, io. Oh, resta qui, se no cadi a mare. Stai attento, lui non è mai venuto, quindi non sa che qui c'è il mare, potrebbe fare un salto. Infatti, adesso inizio a remare. Stiamo andando. Vinci? Non so portare bene questa barca. Devo dire che non sei molto portato a remare. Eh sì. E se quegli uccelloni ci attaccassero? Io mi sto proprio avvicinando a loro. Oh, non ti muovere che tu cadi a mare. Dobbiamo stare molto attenti. Mi sto avvicinando a quegli uccelli. Ho preso il ritmo e meno male che so remare. Anto, l'uccellone è proprio dietro di te. No, non voglio colpirlo. E se lo colpisco? No. Se lo colpisco potrebbe anche salire sulla barca e ci potrebbe dare anche un morso. Sto girando. Sbrigati. Ok, sto andando. Ciao uccellone. Ah, meno male, ce la siamo scampata. Fai attenzione perché di là ce n'è un altro. Sì, non ti preoccupare, non mi avvicinerò a lui. Cosa c'è qui sotto? Vinci? È lo squalo. Senti anche tu un verso qui sotto. Che animale c'è sotto la nostra barca? Sarà qualche pesce? E perché si sta muovendo la barca? Senti? C'è qualcosa sotto di noi. Allontanati. Allontaniamoci. Anto, la barca si sta muovendo sempre di più. Non schizzare l'acqua. Non lo sento più. Ci siamo allontanati? Sì, è andato via. Tu lo senti? Anto. Lo sento di nuovo. Sto cercando di remare più forte per allontanarmi. Aspetta, forse adesso non c'è più. Lo senti? Non lo sento più. Oh, è andato via. Avete capito, diavoletti? C'era un animale sotto la nostra barca e secondo me era uno squalo. Oh no. Ci siamo calmati un po' e adesso il nostro cagnolino vuole esplorare un po' la barca, ma abbiamo molta paura che cade a mare. Ok, esplora un po', Hop, ma non ti avvicinare lì che cadi a mare. Hai visto la zampina dov'è qui dentro? Hop, non ti allontanare troppo che cadi dalla barca e dopo come ti prendiamo? Hop adora fare i saltelli. Infatti, Hop, non fare salti, eh. Lo sto lasciando un po' giocare, ma se cadi a mare sono guai. Hop. Che ansia, Vinci? No. Oh, assolutamente no. Poteva cadere a mare. Oh mio Dio. Vinci, ma cos'è quel buco? Io voglio avvicinarmi per scoprire di più. Ok. Ora devo andare dritto, Vinci? Sì, vai. Così ci avviciniamo a quel buco e vediamo se c'è qualche mistero. Anto, ci stiamo schiantando? Non ti preoccupare, non ti farò schiantare. Sto sudando. Ci vuole proprio un bagno a mare. Dai, che dopo ti butto a mare. Dopo mi butti a mare? Eh sì, stai sudando. Ci sono gli squali. Ok, diavoletti, abbiamo smesso di remare perché quel signore ci ha detto che non possiamo avvicinarci lì. È un luogo privato. Cosa si nasconderà in questo luogo? È perché quel signore ci ha detto che non possiamo avvicinarci. Se ci avvicinassimo lo stesso? No, quel signore si è messo lì. Lui ci controlla. Adesso sta andando via. No, Vinci, io non voglio avvicinarmi. Il signore ha detto che non possiamo avvicinarci in quel posto. Non voglio mettermi in questi guai, andiamo via. Ma perché il cagnolino sta piangendo? Senti. Diavoletti, perché Hop sta piangendo? Forse deve fare pipì. L'ha appena fatta la pipì e ha fatto anche la pupù. Sta piangendo ancora più forte. Cosa? Non capisco il motivo, perché il cagnolino sta piangendo se ha appena fatto la pipì e ha appena fatto la pupù? Oh mio Dio, forse perché fa troppo caldo. C'è troppo sole e gli sta andando proprio in testa.
Ok, cosa devo fare? Mi è venuta un'idea. Metto la mano nell'acqua e gliela metto un po' nella testa, che ne dici? Sì, però fai molta attenzione quando metti la tua mano nell'acqua. Eh sì, perché ci sono gli squali. Prima hai sentito quei versi? Ci sono degli animali strani in quest'acqua. Ok, fra 3, 2, 1. Fai presto. Ok, gliela sto mettendo in testa. Sì, adesso si sente molto meglio. Guarda, Vinci, è tutto bagnato. Adesso di sicuro non sentirà più caldo. Non puoi appenderti qui, se no potresti cadere a mare. Perché ti appendi sempre lì? Ok, gioca, ma non ti appendere qui. Dobbiamo stare molto attenti, perché il nostro cagnolino potrebbe cadere a mare da un momento all'altro. Quindi me lo prendo in braccio, che dici, Vinci? No, Anto, dai, fallo un po' esplorare. Ok, hai ragione tu. Dove vai, Hop? Fai attenzione, Anto. Hop! Vinci, il nostro cagnolino è caduto a mare! Vinci! Non lo vedo più! Anto, buttati a mare! Io mi devo buttare a mare per salvare il nostro cagnolino? Sì, dai! Ma ho paura di questo mare! Fallo per lui! Oh, che carino! Oddio, vedo la sua camicetta! Adesso la prendo! Oh mio Dio! Perché abbiamo trovato solo la sua camicia e non lui? Oh mio Dio! Sta ancora più in fondo! Anto, buttati, ti prego! Devo buttarmi e devo andare in fondo al mare a salvare il nostro cane! Ok, adesso mi butto a mare, così salvo il nostro cagnolino! Abbiamo trovato solo la sua camicetta perché lui sta più in fondo! Tutta bagnata! Ok, adesso mi butto! Anto ha tolto tutti i suoi vestiti, si sta per buttare, che ansia! Adesso mi butto a mare per salvare il nostro cagnolino, è l'unica soluzione! Se no, come faccio a salvarlo? Vieni presto, Anto! Ok, metto un piede! Mica ti serve una maschera! No, non mi serve una maschera, vado! Vinci, io sto cercando da tanto tempo, ma non lo trovo il cagnolino! L'abbiamo perso per sempre, secondo me! Mi butto di nuovo, che dici? Sì, per adesso vai più in profondità. Hai ragione. Mi butto. Oh mio Dio, diavoletti, mi sta salendo proprio l'ansia. Dove sarà mai, Anto? E chissà se avrà preso il nostro cagnolino. E se non lo prendesse più? E se avessimo perso Hop per sempre? No, no. Questi sono i vestiti di Anto. E se anche lui non tornasse più? E se qualcosa stesse trattenendo Anto sotto l'acqua? Se Anto fosse morto annegato sott'acqua? No, dai, Vinci, non pensare a queste brutte cose. Pensa che Hop arriverà sano e salvo insieme ad Anto. Ok. È passata un'altra ora e nessuna traccia di Anto e il cagnolino. Allora, Anto! Vinci! Hop! Ho salvato il nostro cagnolino! Dov'era? Era in profondità! È rimasto bloccato vicino ad una pietra! Ma l'ho salvato, guarda! È tutto bagnato, poverino! Che carino! Mica prende una malattia così bagnato! Ci serve un asciugamano! Non ce l'abbiamo! Gli metto di nuovo il vestitino! Okay. Anche se è tutto bagnato! Hop! Adesso il nostro cagnolino vi saluta e stava anche rischiando di morire. E anch'io stavo per morire perché stavo sott'acqua e non riuscivo a prenderlo. Io sarei morto d'ansia. Infatti lui è rimasto bloccato in una pietra e io con le mani cercavo di prenderlo, ma non ci riuscivo. C'erano dei pesci? Tantissimi pesci e anche dei granchi. Dei granchi? Sì, sì. Hop sta ancora tremando. E voi iscrivetevi al nostro canale se volete vedere le nostre avventure. Noi ci vediamo domani!